Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Stasera faccio un video per quanto riguarda lo zaino da caccia che è utilizzabile sia in caccia di selezione e con qualche variante anche a caccia al cinghiale in battuta. Faccio questo video perché me l'hanno chiesto molti amici che seguono il gruppo Cacciatori Giovani su Messenger e quindi mi sembra giusto farlo. Io utilizzo questo zaino qui che è economico e robusto e poi ne ho un altro in ordine un po' più grande dove si può mettere anche l'animale dentro. Però attualmente per le cacce che faccio qui nella mia ATC non c'è bisogno di trasportarli nello zaino perché tanto si fa da punti sparo e io non ho punti sparo molto lontani dall'automobile. Ha due belle tasche laterali. Intanto vi faccio vedere un po' quello che c'è dentro. C'è una torcia questa per vedere in spazi aperti, fa un'ottima gittata oltre 100 metri. Poi qui ci tengo, di solito questa è la tasca dei bossoli sparati, un coltello, una classica pattada. Ne ho vari in giro per lo zaino perché ho sempre paura di non avere il coltello. Nell'altra tasca, diciamo, è la tasca tecnologia, per meglio dire, una penna, scusate, che mi è caduta. Sempre per compilare le varie. Qui in un sacchetto impermeabile ho la radio eventualmente per la caccia al cinghiale. Ho una torcia da testa con il suo accumulo. Questa è veramente fantastica, eh? Questa qui ho fatto anche 5 ore senza nessun problema di recupero. Una power bank, diciamo, per le varie tecnologie, la cuffia per la radio e un po' di cavetti per ricaricare le varie utenze, compresa la radio. Naturalmente, presa accendisigari, li ho in auto. Ok, inizio a. Non c'è altro, c'è un sacchetto. Qui ho un'altra torcia più piccola, ve li metto qui, non so se le vedete bene, la torcia, qui ne ho un'altra, ok, e diciamo questo è il reparto tecnologia, facciamo così, coltelli li mettiamo qui, ok. Poi io, siccome non sono un amante di leva, metti e mi porto più o meno 5 colpi sempre dietro, un po' di tutte le carabine che ho. Questo è il 223, questo è 308 per la semiautomatica quando vado in battuta. Le varie tabelle balistiche, 300 Winchester Magnum, 308 per la caccia di selezione della Ticca, insomma, io no, non amo arrivare lì e Saco Blade 308 della semiautomatica, 7x57 del drilling LVS, e poi iniziamo a
tirar fuori. Sempre 7x57 che sono usciti dai suoi contenitori, non si sa perché, non ho ben capito. Vabbè, e 5 sono, ok. Pile di ricambio già cariche per questa torcia in un'apposita scatolina stagna. E pile già cariche per l'altra torcia o comunque per altri strumenti. Mentre le pile, quelle sferiche per le ottiche, le tengo direttamente nella tasca del porta della fodera, diciamo, del fodero. E anche questa tasca, naturalmente questi li tengo sempre ovunque, sono i panni per la pulizia dell'ottica. Ce l'ho ovunque questi praticamente, infatti questo è un altro modello, ma insomma fa la stessa funzione. E per anche questa tasca abbiamo finito. Nonostante io mi vesta sempre di arancio, mi porto sempre il mio gilet arancione della mia vecchia squadra di cinghiale sempre dietro, tante volte mi dimenticassi di qualcosa. Cartellina con tutta la documentazione necessaria, 3-4 penne, perché tanto poi quando si arriva non funziona mai. Il binotelemetro, poi cosa ci abbiamo? Allora, tengo un paio di guanti, ma io non sono uno che soffre molto il freddo. E li avrò usati due volte nella mia vita. Varie proteggi, diciamo, questa è una maschera, ok? Questa è nera, ma la mia preferita è questa, diciamo che è molto leggera, anche d'estate si porta. Io senza questi guanti leggeri, questi sono pesanti, e questa praticamente in selezione non vado mai. Ok, poi ho un keyway, tante le volte non si sa mai, l'ombrello mi rimane scomodo perché certo se vedo che sta per piovere me lo porto dietro, però non mi trovo bene io con cappelli, occhiali da sole o occhiali in genere. E ombrelli non ho un gran rapporto, però è un problema mio, non è certo un problema vostro, ci sono ripiegabili. Cuffie elettroniche, di solito me le metto con il 300 Winchester Magnum, me le metto perché ho il freno di bocca, mentre per il 308 non mi dà gran fastidio. Una chiave Torx che va bene per le viti di tutte le armi che ho. Questa è dotazione ticca. E ora si comincia con un po' di coltelli. Coltelli ne porta anche troppi, eh. Un Muera con lo skin, con il suo fodero. Non mi piace averlo alla cintura a me, il coltello al massimo un pieghevole in tasca sempre. Poi ho un altro coltello lama fissa un po' con la costola un po' più grande per eventualmente fratturare il bacino. E poi vediamo, naturalmente non può mancare un po' di sacchetti, sempre me li porto dietro. Il mio kit minimal con anche la sega a mano e l'eventuale divaricatore per piccola taglia, i coltelli che utilizzo sempre, ok? Li metto qui sopra i documenti, tanto non i documenti non mi interessano, ognuno c'ha i suoi. Una corda robusta, questa è orange.
poi ne ho una più corta di sagola, proprio di corda. Questa è addirittura galleggia. E, ne ho un'altra, ma mi è rimasta nel contenitore in macchina dell'ultimo abbattimento. Un paio di carrucole, se l'animale è troppo grosso, le fisso con l'altra corda, ci passo questa dentro e raddoppio la forza di tiro. Ok? D'acciaio inox, perché se no poi a lungo andare si sciupano. E per quanto riguarda la dotazione minima, io finisco qui. Non, diciamo, non sento il bisogno di altro. Se avessi delle zone più lontane, naturalmente le corde sarebbero di più, anche se all'automobile ho un contenitore, che poi casomai vi farò un video anche di quello, dove ho verricello a mano, verricello elettrico, verricello installato sul paraurti della macchina, catene, corde, cavi tessili. Ho un po' di tutto per il recupero, sia dell'automobile che della spoglia. Ho un sacco di quelli da granaglie, mais, grano, quelli da 1000 kg, sacconi con le tre asole, diciamo. Per chi è nell'edilizia, non ho quelli lì perché non sono alimentari, però insomma il concetto è quella, che ci portano via i calcinacci, però quelli sono forati e poi perdono un po', mentre quelli del mais tengano anche abbastanza l'eventuale debordo di sangue. Per quanto riguarda il mio zaino, diciamo minimal, questo è proprio il minimo, infatti a volte anche se vado alla mia altana che è a 150 metri dalla macchina, a volte degli amici gli dico reggimi un attimo lo zaino, e fanno: ma che tu c'ha qui dentro? Ecco, io c'ho questa dotazione che per me è minimale. Naturalmente io sono uno che quando parte spesso poco tempo per arrivare sul posto, quindi mi porto tutte le munizioni proprio perché a volte non ho il tempo di stare, prendo il fucile, cerco la munizione, le munizioni tengo solo, arrivo all'armadietto, prendo il fucile, l'apparaturatore, guardo la canna, chiudo, rimetto in custodia, monto in macchina e parto. Spesso faccio questo e non sto a cercare la scatola delle cartucce perché so già di averle tutte nello zaino. Prendo lo zaino dove so che c'è tutto per andare a caccia e sono a posto. Bene, e con questo è tutto. Non so se vedete tutto. Ora lo zaino è vuoto. Ok. Ringrazio per chi guarderà il video e vi saluto alla prossima. Ciao ciao!